Quando nell'88 andava in onda la prima puntata di UNTV Raps negli Stati Uniti, molti di voi non erano nemmeno nati. E manco noi, Valeria. Confermi? Confermo. Il programma che ha portato il rap nelle case di tutti gli americani e che ha contribuito alla diffusione della cultura hip hop arriva finalmente anche in Italia nella sua versione originale. Noi siamo stati costretti a fermarci per un po' di tempo, però adesso eccoci qua con 4 puntate da mezz'ora in cui racconteremo il meglio della scena italiana. E partiamo proprio con il botto. Infatti il prossimo ospite è un game changer, ovvero uno di quelli che negli anni hanno contribuito a cambiare le regole del gioco e sicuramente a renderlo più fico. È il mio rapper preferito, è un mio caro amico, negli anni abbiamo collaborato veramente tanto e infatti avrete già capito di chi sto parlando, è niente meno che Jake La Furia. Subito dopo, i ragazzi di Cane Morto, la crew di street artist mascherata che ha contribuito a realizzare la nostra scenografia, ci spiegherà la differenza tra street art e graffiti, ovviamente a modo loro. Però vi consiglio di seguire la puntata fino alla fine perché Amis e Jake ci daranno qualche chicca sui loro inizi come graffittari. E magari ci scappa anche una tag, ma adesso basta parlare e ci guardiamo live di Jake La Furia con El Chapo. Yeah. Yeah. Tra poco questa scena sarà solo una carcassa. Nel rap è come nella vita, frate, tutto passa. Io non torno per il rullante, torno per la cassa. Mi dicono Mister La Furia, bentornato a casa. Dammi se 21 lettere che le trasformo in dinero. Sono stato di più a funerali che feste, perciò vesto sempre di nero. Chiudimi dentro una gabbia con sti 4 scemi e vediamo poi chi ne esce intero. Chiamami e trovi occupato, sono impegnato, sto costruendo un impero. Zio, Jake è il mismo di una gran turismo. Cresciuta cristalli e cavalli, potenza tra le gambe. Zio, sex visto, lo sguardo ti ghiaccia la faccia. Un flow che le casse le schiaccia, Detroit fisso. In mano la clava di Fred Flintstone, seduto in ginocchio fra Bill Clinton. Oggi che i rapper non vanno più a tempo, scrivono favole senza senso. Io sottometto sto beat, Fedor e Melia nei coli appendo come ha fatto Tenco. Non siamo amici se abbiamo brindato, le tue tipe seguo nel Chapo. Non prendono cash da una pompa, sono antifurto, c'ho il cazzo blindato. C'ho il cazzo blindato. A Milano respiri violenza, fra ci piove sangue dal cielo. Spari cazzate, non sei un pistolero, fra poi ti fai male davvero. Abbiamo coca, cash, oro, bianco, Mase, Range, Porsche, Lambo, Dompe, Cristal, Moe, Shampoo, denti d'oro, boss e Chapo. Sono stato in silenzio, non me ne sono mai andato. Scoppio al momento giusto come le bombe di Stato. Il rap è morto oggi, punto, è a capo. Tutti sull'attenti, fra è tornato, è il Chapo. Sì. Sono Dio sulle casse, Dio sulle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Sono Dio sulle casse, Dio sulle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Sono arrivato qua sopra ruotando un inferno alla volta. Dei soldi è quello che mi importa. Non chiedo permesso, io entro sfondando la porta. Oggi io noto quel mezzo è piranha. Chi crede all'amore si sbaglia. Al massimo le offro una cena di ciappi, talmente alla faccia da cagna. Sono tornato come gli schiaffi sedati nel posto sbagliato. Sono tornato come la bamba col bicarbonato. Yeah. Nella vita ho provato di tutto, pure a fare due figli. Mai avuto problemi di droga, ho solo avuto problemi di sbirri. Non fidarti di niente, nessuno, fra questa imparata a scuola. Rispetto è solo una parola, tengo la lama, già il pesta che ha perso l'aiuola. Sto mondo una banca, io sono il passamontagna, sono la pistola. Arrivano gli otta all'interno pagando caronte con file di fogli viola. Oh diavolo dentro, frate, sono goia. Ti fa ripetere le strofe a memoria. Dice che le lascia qualcosa, tipo che le rappo in bocca e le ingoia. Frate, non pensare a me, non pensare al cash, pensa solo alla salute, solo la salute. Scendimi al volo dal cazzo però senza il paracadute. Sono stato in silenzio, non me ne sono mai andato. Scoppio al momento giusto come le bombe di Stato. Il rap è morto oggi, punto, è a capo. Tutti sull'attenti, fra tornato è il Chapo. Sono Dio sulle casse, Dio sulle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Sono Dio sulle casse, Dio sulle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Sono stato in silenzio, non me ne sono mai andato. Scoppio al momento giusto come le bombe di Stato. Il rap è morto oggi, punto, è a capo. Tutti sull'attenti, fra è tornato, è il Chapo. Sono Dio sulle casse, Dio sulle casse. Euro, money, cash nelle tasche. Sono Dio sulle casse,
Dio sulle casse, euro, money, cash nelle tasche. Io, alfa misurata, trio, cane morto che mi sta parlando. Visto che internet va fatta male, non capite più niente. MTV ci ha chiamato e gelato tre lingotti d'oro per spiegarvi le differenze tra writer e street artist in 10 volte. Quindi aprite bene le orecchie, ok? Il writer ha sempre sneakers esclusive, giacca nera, tecnica, cappellino, five panel, tutto rigorosamente pulito, senza macchie di vernice. E prima di andare a dipingere infila sempre i pantaloni nelle casse. Lo street artist invece ha un po' trasandato, ma artistoide, e va fiero delle sue macchie di vernice. Il writer anonimo usa solo 4-5 lettere che stanno bene insieme. Lo street artist invece mette nome, cognome e nome d'arte parecchio evocativo. Il writer vuole solo scrivere per bene, illegale, sopra in treno. Lo street artist invece vuole fare un disegno decorativo, col permesso. Col permesso. Il writer usa solo ed esclusivamente bombolette spray e traccia tutta a mano libera. Lo street artist invece usa pennelli, pennellene, pennellezza, vernici ecologiche, stencil, spesso usa il proiettore e addirittura è un'altra adesivo. Ma pesnato, pesnato! Il writer brucia sempre bozzetta per cancellare ogni prova. Lo street artist prende il bozzetto, lo cornicia, lo posta su Instagram e tenta di venderla. New York City baby, cane morto, that's sea to the end, motherfuckers. Il writer legge uno e un solo libro, Subway Art di Martha Cooper, classico. Lo street artist legge libri di urbanistica, arte sociale, architettura, gentrificazione, per darsi un tono. Ascolta la roba noise sperimentale e canticchia pure la scena indie rap italiana. Il writer pompa roba classica di New York, East Coast, e ascolta uno, solamente uno rapper italiano, Noyz Narcos. La street artist non ha nessun problema, parla in videochiamata con la mamma mentre dipinge il suo muro legale. Il writer è paranoico, parla solo in codice strettissimo con telefono e bird. Quando viene interrogata dagli sbirri, tiene la bocca cucita e risponde no comment a ogni domanda. La street artist invece fa una bella sviolinata e si giustifica dicendo che lui è un artista. Permesso. Non uno di quei vandali che fanno le scritte. E queste sono le 10 regole per distinguere gli street players. Non fare confusione. Cane morto, baby. Fee to the M, loyal to the game. World is bound. Yo, MTV Raps. Allora, brother, io lo so che tu non sai assolutamente quello che sta per succedere, però in realtà... Okay, è meglio così. No, in realtà io ti conosco benissimo come rapper, ma non ti ho mai visto... Fare una tag. Fare una tag, voglio vedere che fai una tag. Beh, in tanti mi hanno visto fare una tag. Beh, io no. Vabbè, la faccio qua perché non crosso i pezzi degli altri. Diciamo, ma cosa vuoi che faccio, fame o Jake? Dopo ne parliamo, fai quello che vuoi. Allora faccio fame. Ah, che bomba, guarda, io quando vedo qualcuno taggare devo farlo pure io. È venuta pure una mezza schifezza. Entro nel trip. Bravo, abbiamo spaccato. Maria. Andiamo a fare un trenata. No, vieni. Io non ci vado più. Andiamo a farci l'intervista. Sì, dai. E parliamo anche di questo. Oh, oh. Io mi metto di qua, sì. Dai. Va bene. Io mi butto di qua. Hai visto che agilità sono entrato? Sì, infatti sì. Sono il ciccione più agile che conosci. Se mettevamo una tovaglia potevi fare il trick, esatto. Per lasciare tutto qua. Dai. No, allora io in realtà ti ho voluto introdurre così proprio per parlare anche di questo perché diciamo che l'hip hop negli ultimi anni è cambiato molto. Una cosa che è sempre stata di pari passo con il rap ai tempi erano i graffiti e tu facevi graffiti. E è stato bello il fatto che tu hai taggato Fame perché, esatto. Cioè, perché tu prima ti chiamavi Fame. Prima ancora io prima di tutto mi chiamavo Fame che mi fu dato da... Allora tu devi capire che io ho fatto un iter che comprende tutte le cose hip hop del mondo. Quindi ho incredibilmente anche ballato la breakdance a un certo punto. Non ci sono dei reperti da vedere. Pur meno male no. Comunque sì, ho iniziato diciamo dai graffiti, quello che all'epoca si chiamava aerosol art, si chiamava i graffiti, ti uccidevano. Comunque la mia tag era Fame, che mi era stata data da un mio caro amico, uno che mi ha insegnato a dipingere. Chi era, si può sapere? Si chiamava Apache. Apache. All'epoca.
E niente, quindi quella è la mia tag. Poi dopo sono passato da quello ad ascoltare la musica, ad ascoltare il rap e a dire io voglio fare il rap. Okay. Abbiamo una storia simile in questo, perché anche io all'inizio facevo le cose di pari passo. Per un po' sono stato indeciso sul se fare graffiti o se fare il rap. Alla fine anche io ho optato perché per in quelle rap. Cose lì comunque gioco forza, se ci capiti vai a finire nel rap, perché sono tutte cose che vengono contenute dalla cultura hip hop, e se tu sei uno che balla la breakdance, sei uno che comunque fa graffiti, finisce che comunque direttamente o indirettamente viene a toccare contatto. Il mondo del rap, quindi poi sono quelli che la cultura hip hop, tanti come non lo sanno, però la cultura hip hop era fatta da quelle quattro discipline e poi sentono quella roba lì, e io ho sentito il disco di Notorious B.I.G. e ho detto io assolutamente devo fare questa cosa. Ci sta, magnetismo proprio istantaneo. E senti, a proposito di questo, quindi di questo cambio diciamo anche generazionale, di come appunto l'hip hop è cambiato negli ultimi anni dalla tua generazione a quella di oggi, se dovessi spiegare a un ragazzo che ha 15-16 anni in 10 secondi che cosa c'è realmente di diverso, che cosa diresti? La prima cosa che ti viene in mente qual è? Beh, c'è di diverso che parlo dell'Italia, perché sì, sì. L'Italia comunque adesso sta sviluppando questo super rap, no? Di diverso c'è sicuramente che c'è un'industria dietro, hanno dietro dei manager, hanno dietro della gente che gli fa il booking, hanno dietro della gente che si occupa dei... C'è un mercato. Dei social network, c'è comunque questa musica è diventata un'industria. Quando ho iniziato a farla io, innanzitutto era un po' una scommessa, e poi era comunque ci si muoveva più per passione, poi se uno era fortunato come me o come te, alla fine riusciva a farcela. Adesso anche talentuosi, dai, veniamoci un po'. Sì, no, certo, anche talentuosi. Adesso i ragazzi veramente mi sembra di capire che non... No, cioè la musica conta poco. Sì, la c'è gente vuole diventare famosa, non vuole diventare un musicista. E a proposito di questo, no? Poi anche noi stessi magari ci siamo evoluti, diciamo, siamo entrati in altri panni. Tu soprattutto hai fatto per esempio questo movimento, diciamo, che si chiama appunto Yalla Movements, l'ho detto bene, con Fish, in cui comunque producete nuove realtà come Shadia e altri ragazzi. Esatto. No? Che cosa... Cioè, con che criterio scegli i ragazzi nuovi, diciamo, che cosa ti colpisce? Basandoci sulle premesse che hai appena fatto. Io, romanticamente parlando, li scelgo ancora sulla base del fatto che se secondo me sono bravi o no. Quindi, se intravedo qualcosa in quello che vedo, allora li contatto, cerco di portarli dentro Yalla. Quindi per me è ancora quello lì, il metro. Ovviamente stiamo parlando comunque di avere un senso, diciamo un sesto senso, perché devi prendere degli artisti che sono ancora proprio in fase embrionale. Senti, un'altra roba, sai che adesso comunque, poi ogni tanto io e te ci ridiamo anche diciamo in separata sede, no? Però è un po' l'epoca in cui tutti si fanno i dissing nelle Instagram stories, poi alla fine non succede mai niente, no? Certo. Te non sei uno da dissing, perché appunto secondo me sei molto professionale, fai la musica per fare musica, però io so anche che sei uno senza peli sulla lingua. Sì, no, assolutamente. A questo punto c'è una domanda X, io te la faccio o non le la faccio, ma te la faccio comunque per ridere. C'è qualcuno che ti sta proprio sulle palle nella musica? Non sono gli artisti quelli che mi stanno sulle palle nel mondo della musica, quindi siccome sono furbo non dirò che mi sta sulle palle se voglio continuare a lavorare, però diciamo che non è le questioni tra artisti, che erano una cosa seria, cioè la gente ci moriva con gli in America ancora adesso, quindi stavano molto attenti. Credo che sia una cosa di promozione. Guarda chi è arrivato qua. Ciao ragazzi. Dovevamo annunciarvi, ma in realtà è arrivato Torretta. In realtà avremmo dovuto introdurlo, ma si vede che siamo andati molto lunghi. Torretta si mangia. Benvenuto, bro. Benvenuto. E comincia qualcuno. Ciao, Vale. Mi precede, dopo arrivo io. Allora, bentornata a casa, diciamo, sì. Il tuo ambiente. Te la faccio io una domanda, sì, subito, proprio a bruciapelo. Tu quando cucini che musica ascolti? Io ascolto un po' di tutto, fondamentalmente il rap, adesso più italiano, prima era più americano. Tu cucini, Vigo? Io cucino fortissimo. E ascolti musica? Ascolti? Sì, perché comunque se uno, cioè, per piacere di cucinare devi piacere di mangiare. Tu confermi? E difatti. Quello qua si vede. Cosa cucino? Sì, no, che cosa ascolti? Che cosa ascolti? Quando cucino ascolto i PNL, o se no ascolto la radio, però... Più spesso ascolti PNL. Senti, ma i rapper ci vengono a mangiare al ristorante da te? Ogni tanto sì, qualcosa. Cosa prendono? E soprattutto, domanda proprio da 100 punti, la lasciano la mancia o fanno i tirchi? Cosa prendono? Prendono un po' di tutto. Crudo va forte e soprattutto la mancia, dipende chi viene. Qua sarebbe bellissimo dire, dai, facci i nomi di quelli che non lasciano non la mancia. Farlo, ma... E a questi due ragazzacci però... cosa cucineresti? Beh, per Jake... Per me è tanta roba. Tanta roba. Cioè, l'emozione sono a vederlo. Ma la prossima vengo. Sei mio ospite, tutta la vita. Amy sei più di livellanza, però è... Ah, mi piace questa cosa, che mi stai collocando come uno è di livello. È più pregiato. Guarda, sì. Io con Amy ci ho mangiato tante volte e l'ho visto sempre mangiare tipo dei risi bolliti, delle cose, cioè una noia mortale. No, veramente. Sì, non vedi come è tutto palestrato, lui mangia quelle cose lì. No, sta cercando di smontare in realtà la mia... Sta cercando di dissarmi. Senti, c'ho l'ultima domanda da farti proprio... A bruciapelo. Per proseguire, sì, esatto, con la nostra puntata. Ti piacciono le sitcom degli anni 90? Beh, certo.
Veramente? Sì. Ah, ok, non me lo stai dicendo per cortesia. No, ero già grandicello negli anni 90 e avevo da fare un sacco di altre cose, però che non si possono dire. Però sempre chiudi a pane a Beverly Hills. Esatto, però queste cose che facevo sono il motivo per cui non è che mi ricordo tanto delle sitcom anni 90. Allora ti faccio vedere io una sitcom moderna. Ce la guardiamo, Tucci Gang. Tucci Gang. Ok, Insane Brain. Ok, Insane Brain, Brasil. A me tutto ciò fa venire in mente che sto tizio ha fumato da un bong alto tipo 2 metri. Ma tra l'altro, a me invece mi fa venire voglia di flexare tipo. Sto flexando. Oh raga, sto aspettando un pacco, Cioè, ti hanno fatto un pacco. No. Oh, ma quello là si è buttato greve comunque una stage certa, diving. Spaccato. Jump around. House of more pain. Oh, God. Ci comunque mi come il video di Entai. Questi c'hanno la classe, eh. C'hanno la classe. Ci hanno copiato 25 anni prima, guarda. Meraviglioso. Comunque, poi basta col cappello. Basta cappello. Stop al cappello, per favore. Stop a questo. Oh, è arrivato il pacco, frate. È arrivato il pacco. Poi, era il pacco misterio. Ma sicuro che è legale, cioè non è che infatti, poi non è che ci siamo sbagliati ordine. Non riverrai deluso, sicuro. Bella, boh. Emanuel, yes, per te il pacco? Sono io, bro. Speriamo che sia legale. Yes. Delivery, cosa dici? Quindi guarda che sto stanco. Esatto, Ok. È lui. Bro, anche per te. È il mio, è palese. Okay, no, Kev, un altro in testa. Vabbè, sì, un in testa, ma la magno gli sto. No, ma... No. Ma lui aveva già 40 anni qua, pensa quanti ne ha adesso, tipo. Adesso è Yoda. A 6 secoli. Avete visto i pacchi misteriosi alla fine, raga? I pacchi nascondono belle sorprese. Bella specie roba. Quando li prendi nei vicoli. Questa prima puntata di Yo NTV Raps è stato davvero ricco, direi a prova di ristorante stellato, sicuramente cucinato dallo chef Matteo Torretta, con materie prime di altissima qualità come Jake La Furia, i ragazzi di Cane Morto e quelli della Tucci Gang. In questa puntata abbiamo visto 2 ingredienti principali della cultura hip hop, che sono l'emceeing e il writing. Ora chiuderemo in bellezza con Rochelle, che è un perfetto esempio di come la musica rap possa influenzare anche gli altri generi musicali. Ci delizierà con un brano che si chiama Rosa Naturale, è un brano che io conosco poiché vi ho partecipato, ma vedremo e sentiremo una versione inedita registrata live allo studio delle Officine Meccaniche di Milano. Alla prossima puntata. Ciao! Sono cresciuta a Lodi, ma mi sono formata su YouTube. Quando mi chiedono da dove vieni, dico sempre da YouTube, ridendo e scherzando, però è così. Infatti, tutto quello che conosco e tutto quello che mi ha appassionata l'ho rubato da YouTube. Mia madre dice una cosa bellissima quando sono piccola, dice: il primo passo non sarà quello che ti porterà in direzione giusta, ma ti muove da dove eri. Forse sto costruendo proprio il mio video di YouTube dell'evoluzione di Rochelle negli anni. E già per me è un'emozione rivedermi quando ero nella mia cameretta a fare i video con gli occhialini da spiegatina e vedermi adesso è tutto diverso. Studio canto da quando ero piccolissima, quindi ho iniziato a cantare nel coro del Duomo della mia città di Lodi, quindi cantavo in latino, cantavo per Dio. E per interessi in comune ero super appassionata di Alicia Keys, perché a 8 anni ho iniziato a cantare nel coro e a 11 anni ho iniziato a suonare il pianoforte e lei faceva queste due cose insieme, fino a quando non ho conosciuto Lauryn Hill, che unisce il rap all'R&B, e lì ho detto ok, non sopporto gli schemi, non sopporto che una base deve iniziare e finire quando lo decide lei, ok? E quindi il fatto di essere coordinata con una band, con gli strumenti, con delle persone, è veramente un altro tipo di esperienza. Level up, baby. Hey, non ho più voglia di litigare, non mi credi. Quando dico che a te preferisco la play, non ti arrabbiare tutte le volte perché non hai le cartine corte. Hey,
qualcosa dal Mac, torno a casa a piedi, metto le ciocche e vado a ballare con i miei. Sarai contento se rido ma senza sapere dove sei. Una come me è difficile da amare, sì, una come me così brava a stare male. Per uno come te bruci sabati a fumare camel, non ti prender male se sono rosa naturale. Una come me si fa sempre mille pari, cinema con te è volersi accontentare, casa nel weekend non ti stacchi mai dal cellulare, chiami troppo mentre ti vorrei lasciare. Sei l'unica cosa sbagliata che io rifarei, ti amavo il venerdì sera ma non come lei. Hai lasciato nell'appartamento chiave, orgoglio, parli, non ti sento, non ti sento. Ma lo sai bene che del tuo parere non ne ho bisogno, credevo fingere, baciarti e ridere facesse parte di questo sogno. Dimmi di stare per non schiantarmi coi piedi per terra, qui la fiducia è soltanto un miraggio che un bacio solo ci sembra la guerra. Una come me è difficile da amare, una come me che se chiami stai là solo senza un amico al lavoro, dicevi sempre di stare più a modo ma son quella fuori dal coro. Bebe, una come me è difficile da amare, sì, una come me così brava stai male. Per uno come te bruci sabati a fumare camel, non ti prender male se son rosa naturale. Con te è volersi accontentare, casa nel weekend non ti stacchi mai dal cellulare, chiami troppo mentre ti vorrei lasciare andare. Però tipo tra lei e Nelly Furtado, tipo sai quando guardi MTV a altri livelli, tipo 9 anni. Però lì ho scoperto che puoi trovare tipo delle cose, capito? Sì, sì, ho scoperto comunque un po' la sessualità con questi video, insomma. Beh, comunque sia tipo la challenge di quest'anno è palesemente basta. Oh, oh raga, bella, ma avete visto quella nuova vicina di casa? Sì, no, zero. Una figa spaziale, raga. Spaziale. No, ma comunque quest'anno basta, no donne, io sono incel, no donne 2020. Challenge, no donne, quest'anno. Raga, dovete vederla, fidatevi, è una gnocca. Dai, vabbè, fammi vedere Instagram, non lo so. Infatti io troppo all'Instagram, Young Beyoncé, cazzo. Come si chiama quell'altra? Non lo so, ma tipo le altre sono tipo le altre, non hanno Sì, dici, eh? Oh, scusate, raga, è impossibile da tenere al guinzaglio questo cane? Lei è Bea. Io sono Bea. Ciao, la nuova vicina di casa. La nuova vicina? Ah, bello, magari. Siamo un po' qui. No, cosa c'è? Guardate. Destiny Child. Non mi ricordo i nomi delle altre due. Nessuno di noi, sono le altre. Stavo giusto dicendo che non ce ne ricordiamo. Aiutaci, dai. Dopo questa me ne vado. Oh, ci andiamo, Fiore. Bella. Ciao. Ciao. Poi.